Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita in abissarti nell'amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te. Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo Dentro dentro di di te una scia di luce luce lascerai. lascerai. Vivere la Nella vita vita è è l'avventura l'avventura più più stupenda stupenda dell'amore. dell'amore. È È quello quello che che Dio Dio vuole vuole da da te. te. Vivere Vivere la la vita vita e e generare generare ogni ogni momento momento il il paradiso. paradiso. È È quello quello che che Dio Dio vuole vuole da da te. te. Vivere Vivere perché perché ritorni ritorni al al mondo mondo l'unità, l'unità, perché perché Dio Dio sta sta nei nei fratelli fratelli tuoi. tuoi. Scoprirai Scoprirai allora allora il il cielo cielo dentro dentro di di te. te. Una scia di luce lascerai, Lascerai. una scia Scia di di luce luce lascerai. lascerai. Cari ragazzi e cari ragazzi, educatori e educatrici, le vostre consacrate, i vostri don, benvenuti in questa chiesa che è il cuore della città di Rho ed è anche il cuore di tutta la nostra zona pastorale, è il santuario più importante che abbiamo. Ed siete qui come preadolescenti e adolescenti di questa città questa sera per ricordare, lo vedete là nella foto grande, il beato Carlo Acutis. Sotto la sua foto c'è la reliquia, una reliquia del suo corpo, un segno di quel corpo che è sepolto ad Assisi. Gli oratori di Milano l'anno scorso aprile, con me, 1500 ragazzi delle medie, abbiamo portato e acceso la lampada che arde sulla sua tomba, nella chiesa della Spogliazione di San Francesco, ad Assisi. Quella lampada è regalata da tutti gli oratori dell'Arcidiocesi di Milano, la nostra chiesa. E ancora ad aprile, chi di voi vorrà venire? Andremo in pellegrinaggio ad Assisi ad offrire l'olio che alimenta quella lampada. E allora è nata l'idea, con gli amici della FOM, della Fondazione Oratori Milanesi, con Don Stefano Guidi, di riprendere all'inizio del cammino di un anno di catechesi, con i preado e gli ado, riprendere questa figura importante. Guardatelo. È un ragazzo morto a 15 anni, ma quel ragazzo parla, e ve lo dirò dopo, a tutto il mondo. Tutto il mondo invoca e prega Carlo Acutis perché preghi per loro. Allora io vi chiedo questa sera di fare uno sforzo. Ogni parola che c'è sul foglietto che avete in mano è un punto su cui pensare. È qualcosa su cui riflettere. E allora iniziamo insieme questo momento di preghiera facendo il segno più importante della nostra giornata. Insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Quando entriamo in chiesa a pregare, prima di stare in silenzio, davanti al Signore possiamo dire alcune parole di saluto come abbiamo fatto all'inizio, quando il Don ci ha fatto fare silenzio. Ora possiamo dire insieme questa semplice preghiera. Tutti insieme, Come eccomi, il Signore. Signore, sono qui davanti a te, ti ascolto e ti parlo come si fa con un amico.
tu mi conosci fino in fondo e mi chiedi di seguirti. Eccomi, sono qui. Facciamo un attimo di silenzio in cui ciascuno, guardando il tabernacolo, là dove c'è la luce rossa accesa, lì c'è l'Eucaristia, presenza viva di Gesù. Ciascuno di voi dica in silenzio: Signore, tu sai chi sono, tu sai che cosa ho nel cuore, aiutami ad incontrarti. Ci sediamo. Sentite un po' che cosa confidava Carlo Cutis al suo parroco. Era della parrocchia di Santa Maria Segreta di Milano. Ecco cosa diceva Carlo: Donna, mi dica se sbaglio, ma il Signore è l'unico al quale non dobbiamo chiedere udienza con preavviso. Con Lui posso sempre confidargli qualcosa, posso anche lamentarmi, interrogarlo nel suo silenzio e dirgli quello che non capisco. E poi dentro di me trovo una parola che Lui mi manda, un momento del Vangelo che mi dà sicurezza. Ecco Carlo, un ragazzo della vostra età. Aveva certamente qualcosa di originale e unico, come tutti voi del resto. Gli piacevano i videogiochi, era appassionato di informatica e gli piaceva fare dei video con la videocamera, perché nei primi anni del 2000 non c'era ancora lo smartphone. Giocava a calcio con gli amici in una piazzetta vicino alla chiesa, anche perché il suo oratorio non era grandissimo. Andava a scuola ed era generoso con i suoi compagni, sempre pronto ad aiutarli, anche se non era affatto un secchione. Era simpatico, amava gli animali e gli piaceva la natura. Faceva lunghe passeggiate, soprattutto quando andava in vacanza ad Assisi con i nonni e i genitori. Ci andava spesso e anche lì aveva degli amici con cui giocare. Un ragazzo come voi, che aveva scelto di amare Dio con tutto se stesso e il prossimo come se stesso. Le frasi che ci ha lasciato ci colpiscono. Carla Cutis ha le idee chiare. Leggiamone insieme qualcuna. Insieme. Una vita è veramente bella solo se si arriva ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Poi diceva: la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. E poi, ancora, diciamolo insieme: essere sempre unito a Gesù. Ecco il mio programma di vita. Questa è l'originalità di Carlo Acutis. Vivere normalmente, ma mettendo al primo posto la sua amicizia con il Signore. Per lui era questo che lo spingeva a vivere al massimo, tutti i giorni, fino alla fine, a cercare Gesù nella preghiera, tutti i giorni, ad essere amico di tutti, perdonando sempre le offese e soprattutto a mettere in pratica la carità verso i poveri in modo concreto, dandosi da fare, offrendo coperte ai senza tetto, ad esempio, o rinunciando ai suoi risparmi. Gli educatori abbiamo deciso di scegliere il beato Carlo Acutis come un modello per voi, ragazzi e ragazze. Lo abbiamo deciso in tutta la nostra chiesa ambrosiana, negli oratori della nostra diocesi di Milano, perché Carlo è stato uno di noi e ora siamo sicuri che sta pregando per noi dal cielo. Ad Assisi il nostro arcivescovo Mario Delpini ha voluto che ci fosse, accanto al corpo di Carlo, una lampada che si chiama la lampada degli oratori. Gli oratori si sono impegnati a tenerla sempre accesa, perché rimanga acceso il nostro contatto con Carlo Acutis,
e lui possa pregare Dio, soprattutto per i ragazzi e le ragazze degli oratori. Siccome poi so che dovete andare a mangiare in oratorio insieme e fare un po' di festa, voglio semplicemente portarvi via qualche momento per farvi riflettere. Voi vedete lì la faccia di un ragazzo, tra l'altro anche bellino, simpatico. Se andate su internet ci sono alcuni suoi video, su YouTube li trovate. Questo ragazzo, voi dite, ma è morto a 15 anni, una leucemia fulminante, nel giro di una settimana ha iniziato a star male e poi non sono più riusciti a salvarlo all'ospedale San Gerardo di Monza. Che cosa colpisce di questo ragazzo? Vi do solo un dato. Sapete che ci sono quelli che contano quanti followers hanno, no? Ecco, Carlo Acutis, quando Papa Francesco lo ha beatificato, quindi uno diventa venerabile, poi beato, poi santo, ma quando è beato già è santo, si può già pregare, come noi stiamo facendo stasera, o meglio, ci affidiamo alla sua preghiera, è in paradiso, è con il Signore. E la Chiesa fa beato uno quando dice, questo qui è un esempio, e vi do solo un dato che mi raccontava il mio amico Monsignor Ennio Peciti, che vedo là nell'angolino che ci ascolta. Quando l'hanno beatificato c'erano 1 milione di siti che lo riguardavano. Sapete quanti sono adesso? In tutto il mondo? 4 milioni. Lui non era ancora all'epoca dove tutti avevano il computer, lui era di una famiglia benestante, quindi si poteva permettersi. Pensate che leggeva già alcuni libri di informatica, anche se non era un secchione, ma sull'informatica gli piaceva un sacco. Leggeva già i libri di informatica dell'università e ha inventato un sito suo, che c'è ancora, andate a cercarlo, dove ha fatto la mostra di tutti i miracoli eucaristici nel mondo. Cioè dove Gesù nell'Eucaristia ha rivelato che non è il pane e il vino, ma il suo corpo e il suo sangue reale. I miracoli dove il prete magari con poca fede ha spezzato il pane ed è sceso il sangue. Caspita, miracoli così. Lui era affascinato da questa cosa. Pensate, i suoi genitori non erano tanto di chiesa, però la badante polacca che aveva in casa gli raccontava le parabole di Gesù. E lui da piccolo ha iniziato a affascinarsi a questa cosa. Ha voluto fare la prima comunione a 7 anni, rompendo le scatole ai suoi genitori. E c'è anche un filmato dove lui, dopo la comunione, salta di gioia, perché dice, ho trovato il mio amico Gesù. Ecco, la prima cosa che vorrei dirvi di questo ragazzo è che per lui Gesù non era un'idea. Per lui Gesù non era un fantasma. Per lui Gesù non era neanche una religione. Per lui Gesù è un amico vivo, con cui parlava tutti i giorni. Capite che quando un ragazzo trova Dio come amico, dopo non ha più paura di niente. Lui aveva Dio come amico e ha cominciato ad andare a messa. Ci andava tutti i giorni, alla vostra età. Che paolotto, bigotto. No, lui scherzava, giocava, l'avete sentito, no? Giocava a pallone con i suoi amici, gli piacevano gli animali, la natura, le passeggiate, gli piaceva fare il bagno, c'è un filtro dove fai i tuffi. Era un ragazzo normalissimo. E la sua normalità, la sua gioia era stare con Gesù. L'abbiamo sentito prima, no? La tristezza è la cosa più brutta che uno può avere al mondo. Se hai Dio come amico, sei felice. E pensate, siccome aveva Gesù come amico, aveva imparato da Gesù che i poveri sono la sua faccia. La faccia di Gesù in mezzo a noi sono i poveri. E allora, siccome lui stava bene, tutte le sere, con la famiglia benestante che aveva col maggiordomo, usciva non a fare l'apericena o l'aperitivo
usciva a portar da mangiare ai poveri, ai barboni in giro per Milano. E poi al suo funerale sua mamma e suo papà si sono trovati questa fila di barboni che entravano in chiesa ad abbracciarli, a fare le condoglianze e a dire: i poveri, Carlo era mio amico. Una volta ad Assisi è tornato a casa senza scarpe, perché ha trovato un povero che aveva le scarpe sgualcite. È tornato a casa a piedi scalzi. Gli ha dato le sue scarpe. Che numero hai? Tieni. Allora voglio darvi solo tre cose che a me, come vescovo, mi hanno colpito, perché Carlo, ve lo dico onestamente, quando leggo della sua vita, scopro che Carlo aveva più fede di me. Sì, sono un vescovo, ma confronto a Carlo sono un povero vescovo, perché questo ragazzo mi ha bagnato il naso nella fede. Era molto più intenso di me. Io lo guardo, come anche voi, dicendo: Carlo, aiutami a innamorarmi di Gesù come hai fatto tu. Aiutami a voler bene i poveri come hai fatto tu. Sono tre le frasi che a me hanno colpito più di tutte di Carlo. La prima, che diceva spesso ai suoi amici, diceva Carlo: tutti nasciamo originali, molti muoiono fotocopie. Cosa vuol dire? Che Carlo aveva capito che il pericolo di un ragazzo alla vostra età è quello di dire continuamente: oggi fanno tutti così, lo faccio anch'io, oggi tutti si fanno le canne, oggi tutti vanno su internet a vedere qualcosa di pornografico, oggi è normale, oggi tu. E Carlo ha detto: no, io non lo faccio, io voglio essere originale, non una fotocopia degli altri, voglio essere originale. Ragazzi, che cosa avete più di prezioso della vostra vita, del vostro futuro? Voi non dovete essere la fotocopia di nessuno. Un cristiano che vuole bene a Gesù, e io vi voglio già bene stasera perché siete quelli che dopo la cresima sono andati avanti, io vi voglio bene solo per questo. Già così, anche se non vi conosco, io vi voglio bene perché avete capito che la cresima non era qualcosa da buttar via, ma è il soffio dello Spirito che ti porta avanti poi nella vita. Ecco, allora imparate anche voi. Se assomigliate a Gesù, sarete dei ragazzi, delle ragazze, degli uomini e delle donne originali, come è stato Carlo. Seconda frase: dov'è che Carlo trovava forza? Diceva sempre: l'Eucaristia, la Messa, è la mia autostrada per il cielo. Ragazzi, sapete com'è l'autostrada? L'autostrada fai più in fretta, no? Perché vai più forte. Quindi lui dice: se voglio andare in cielo, in paradiso, un domani, se voglio incontrare Gesù, essere felice, oggi devo andare a messa, devo stare davanti all'Eucaristia. Lui andava a pregare anche da solo in chiesa, a parlare con Gesù, a raccontargli della sua vita, delle sue storie, dei suoi casini. Ma è giusto, è così la preghiera, parlare a Dio di te. Però ragazzi, l'autostrada rispetto alle altre strade cosa c'ha di diverso? Che il traffico, va bene, l'ho trovato anch'io stasera, poi è più veloce. Poi, perché tu in autostrada può entrare chiunque così? Dimmi, si paga. Si paga. A me ha fatto pensare questa frase. Perché Carlo ha detto che l'Eucaristia non è la strada più veloce? Ha detto l'autostrada. L'autostrada si paga. Ragazzi, andare a messa si fa fatica. Pregare si fa fatica, bisogna pagare. Pagare con la propria volontà. Pagare con la propria libertà che dice: anche se non ho voglia, voglio andare a messa. Anche se non ho voglia. Perché se vivo solo di quello che ho voglia, sarò un povero ragazzo, un povero uomo, una povera ragazza, una povera donna. Se invece voglio, prendo in mano la mia libertà e dico: un momento, non ho voglia, ma questa amicizia con Gesù mi rende felice. Ci vado a messa.
L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Terza frase che quando la dico mi sento un po', come dire, mi vergogno un po'. Perché Carlo diceva sempre, non io, ma Dio. Perché vedete, a volte noi andiamo al catechismo, andiamo in oratorio, parliamo di Dio, ma poi rischiamo di dimenticare la consonante. E rimangono due vocali micidiali, I-O, 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 è il raglio di un asino, io, I-O. Se dimentichiamo Dio, diventiamo degli animali senza ragione, diceva così un altro santo innamorato dei ragazzi che si chiamava Filippo Neri. Diventiamo gente che pensa di essere dei padri eterni, poi capita qualcosa, oddio aiuto. Non siamo noi i padroni della nostra vita, eh? Noi, come ci ha scritto il nostro arcivescovo quest'anno, viviamo di una vita ricevuta, è un dono. È un regalo la tua vita. Che cosa hanno fatto i ragazzi israeliani o i ragazzi palestinesi in questi giorni per meritarsi quello che sta accadendo? Purtroppo c'è la guerra ed è accaduto. Vedete, noi non siamo padroni di niente. A volte nella vita capitano cose spiacevoli, come la malattia che è capitata a Carlo, come la guerra, ma il beato Carlo stasera lo preghiamo perché ci aiuti, vi aiuti. Io prego per voi perché vi aiuti, Carlo, ad essere ragazzi che non hanno più paura di niente, come lui, che non ha avuto paura neanche della morte. Ieri mattina, qui in santuario, è venuto a dir messa il prete che ha dato l'unzione degli infermi a Carlo prima di morire. Il giorno prima ci ha raccontato che è uscito da quella stanza dicendo, ma questo ragazzo deve morire, è così sereno. Carlo ha fatto coraggio a sua mamma, gli ha detto, non preoccuparti, so dove vado. E quando tu non hai più paura della morte, non hai più paura di niente. Tutte le paure diventano un soffio che va via. Se Gesù è il tuo amico, una persona viva che ti ama e che ti chiede di essere amato. Ci alziamo. Prendiamo il foglietto sulla terza pagina. Preghiamo il beato Carlo Acutis perché ci aiuti a scegliere il Signore come nostro amico, perché anche noi con sincerità sappiamo dire non io, ma Dio. Preghiamo insieme. Beato Carlo, non è facile per me dire non io ma Dio, ma grazie al tuo esempio ci voglio provare. Non è facile per me fare dell'Eucaristia la mia autostrada verso il cielo, ma so che tu ci sei riuscito a correre verso l'infinito. Lo hai fatto in modo semplice, cercando il Signore ogni giorno. Anche io oggi smetto di guardare solo a me stesso, rivolgo a Dio il mio sguardo e cerco in Gesù un amico. Carlo, ragazzo santo, stammi vicino come un fratello, come un compagno di studi e di giochi. Aiutami a mantenermi unico e originale e a non diventare fotocopia di nessuno, a imitare i santi, ma così come sono io, a scrivere liberamente le pagine della mia vita, ma dentro la storia irripetibile
che Dio vuole vivere con me. Amen. Forse c'è qualcosa che vogliamo chiedere al beato Carlo Acutis, qualcosa di personale, per cui occorre davvero pregare. Ora ciascuno potrà scrivere la sua preghiera a Carlo Acutis. I beati e i santi si possono pregare perché intercedano presso Dio. E, dopo averla scritta, ognuno di noi si alzerà e verrà a depositarla ai piedi dell'altare. Questo è quello che hanno scritto sul foglietto gli amici della FOM. Noi non abbiamo la penna stasera, però potete scriverla nel vostro cuore, una preghiera che volete affidare al beato Carlo. Qualcosa che avete di bello, di gioioso, oppure qualche preoccupazione. Oppure la preghiera più bella è dire: Carlo, aiutami a capire cosa vuole Gesù che io faccia nella vita. In un attimo di silenzio ciascuno pensa alla sua preghiera. Abbiamo pregato direttamente Carlo Acutis ed è così che possiamo fare tutte le volte che desideriamo. Carlo ci insegna però ad alzare lo sguardo verso Dio, verso il Signore Gesù che si è fatto vicino a ciascuno di noi per essere il nostro migliore amico, il nostro compagno di viaggio, colui che dà il senso a tutta la nostra vita. Gesù è il Signore. Più gli lasciamo spazio, più la nostra vita sarà felice. Diciamo insieme: Signore Gesù, guidami nel mio cammino. Sono tuo discepolo e amico, e tu sei il mio Signore e il mio Dio. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la sua vita per i propri amici. Tu hai dato la vita per me, per darmi una vita nuova, che va oltre la morte. Tu mi ami con un amore infinito. Grazie, Signore, per il dono della tua vita. Grazie perché mi sei vicino, sempre. Amen. È il Signore Gesù che ci ha aperto la strada verso il cielo. Lui ci ha indicato la via, Lui è la via. Ci ha chiesto di seguirlo. Non come delle fotocopie, senza pensiero, ma come figli originali di Dio. È Lui che ci ha insegnato a chiamare Dio con il nome di Padre. Per questo concludiamo la nostra preghiera con il Padre nostro. È così che hanno pregato i santi e i beati del cielo. Così ha pregato Carlo Acutis fin da bambino, e così preghiamo ora anche noi, mettendo le braccia a forma di croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che hai reso il beato Carlo Acutis un esempio originale di vita per tanti ragazzi e ragazze, noi ti affidiamo il cammino di questi preadolescenti e adolescenti. Amino l'Eucaristia come Carlo l'ha amata. Siano costanti e fedeli nella preghiera. Allarghino il cuore per compiere azioni buone verso i poveri. Incontrino e riconoscano nel loro percorso di fede la presenza del Figlio tuo, Gesù Cristo, che vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione ringraziamo il Vescovo Luca per questo momento di preghiera che ha condiviso con noi, ed è anche l'occasione per fare un augurio a tutti voi ragazzi e ragazze per il vostro cammino, e anche per ringraziare i sacerdoti, le religiose e tutti gli educatori che sono impegnati con voi in questo nuovo cammino. Quindi buon cammino e buon inizio di questo anno a tutti voi. Vi do la benedizione, però dopo la benedizione, cominciando dagli amici che sono di lì con la suora, saranno di San Paolo? Ok, cominciando da loro, poi voi in fila fino in fondo, poi cominciate questa fila qua, poi questa, voi per ultimi, scusate un po' di pazienza. Vorrei che passaste uno per uno in fila dove c'è la reliquia del Beato Carlo. Poi, siccome Carlo pregava alla Madonna, diceva il rosario, la sentiva come amica, come madre e sorella. Seguendo me, salite in alto, vedete dove c'è il quadro della Madonna? C'è una scala dietro che sale, un'altra che scende. Facciamo una cosa di cui Papa Francesco è innamorato. Quando arrivate sotto la Madonna, vicino al quadro, prima avete pensato una preghiera. La guardate negli occhi e gli affidate quella preghiera lì. Basta passare e dire: Maria, ti affido la mia preghiera, ti affido la mia vita. E poi si va giù. E gli educatori vi daranno anche un'immaginetta del Beato Carlo con una preghiera dietro. Tenetela in un posto dove la sera potete leggerla, perché Carlo diventi vostro amico e voi con lui diventiate amici di Gesù. Buon cammino, ragazzi. Quando scendete dalla scala vi saluto uno per uno e poi uscite, aspettate fuori i vostri educatori per andare in oratorio insieme. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Per intercessione del Beato Carlo Acutis, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sedete in silenzio, così pensate alla preghiera che volete affidare a Carlo e alla Madonna. Silenzio assoluto. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Donna dell'attesa e Madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave, Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave.